benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle, in cui andremo a scoprire le particolarità e la storia del rifugio Capanna Piz Fassa. Andremo poi a conoscere Claudia Soppelsa di Dolomiti e infine ci occuperemo della fabbricazione degli scarpette con Corinna De Lazzari. Siamo al rifugio Capanna Piz Fassa con Guido Bernard, che è il proprietario e gestore di questa bellissima località. Quest'anno ha fatto tantissima neve, avete avuto problemi con... Sì, quest'anno la neve arrivava fino sulla Colmo, la parte est, diciamo, verso Araba. Siamo venuti su tre volte a spalare, siamo venuti su tre mercoledì, siamo partiti già tre settimane fa. Venivamo su in sei persone con l'elicottero, spalavamo, ritornavamo giù, perché se venivamo su a piedi si affondava talmente tanto che arrivavamo già su stanchi, no? Quanti metri possono essere venuti qua quest'inverno? 6-7 metri sicuramente. Poi in certi punti ce n'era di più, in certi punti di meno, no? E danni alla struttura non sono? No, danni alla struttura non ha fatto nessun danno per quello. Volevo chiedere una cosa, qui siamo esattamente alla confluenza di tre province, cioè Belluno, Bolzano e Trento. E Trento, sì. E quattro comuni. E quattro comuni? Quindi, i comuni, Livinallongo. Livinallongo, Araba Livinallongo, poi c'è Colfosco e Selva Val Gardena per Bolzano, perché lì è su proprio una punta anche Canazzei, esatto. Certo. E mi dicevi che avresti voglia di cambiare il nome di questo rifugio? Ma sì, noi quando l'abbiamo costruito, sai, essendo che Piz vuol dire in ladino, sarebbe angolo più che punta, perché molti pensano che sia punta, ma in realtà è angolo. E sarebbe proprio l'angolo delle quattro valli ladine, no? Quindi sarebbe opportuno dare un'identità a tutte e quattro le valli ladine. Sì, infatti l'ho pensato diverse volte, che sarebbe più bello, diciamo, e più onesto anche per, diciamo, Piz ladino, sì, Capanna ladina, Capanna Piz ladina, che magari sarebbe l'angolo delle valli ladine, no? In nessun posto è rappresentato così come questo. Ah, quello è vero, quello ladino, è vero. Vero, infatti anche l'anno scorso sono arrivati su tutti i governatori dell'Euregio, sa, del sì? del Trentino Alto Adige, no, e Carinzia. Esatto, il Trentino Alto Adige e Carinzia, sì, sono venuti proprio su qua e hanno fatto una giornata di conviviale. Esatto. Certo. Ecco, il turista, che io presumo che adesso venga maggior parte dalla Val di Fassa, qui perché avete la funivia che sale dal Cordoi, come è rappresentato? Italiani, tedeschi e stranieri, in quale percentuale è rappresentato qui? Allora, in agosto forse di più il 60% italiani, forse, ma non è detto dalla Val di Fassa, perché vengono anche da Cortina, qua vengono un po' dappertutto, molti dal Veneto anche, e molti anche dalla provincia di Bolzano. No, diciamo, dalla Val di Fassa arriverà il 40% e è fatto e finito. Tutto il resto vengono, insomma, dalle altre valli ladine. Dalle altre valli ladine e anche, diciamo, dalle città vicine, anche da Innsbruck c'è gente che viene in giornata. In giornata. Poi bisogna dire, insomma, che salendo al Sasportoi con la funivia qua in poco tempo. Sì, poi anche la funivia del Pordoi, se pensiamo, è al confine col Belluno e con certamente. E con la Val di Fassa. Anche se la quota è di 3150 metri, sì. 50 metri, però è, diciamo così, una passeggiata in alta quota, ma è una vera e propria, sì, passeggiata. Diciamo è il 3000 più facile, no? Esattamente. Delle rispetto Dolomiti. Alla Marmolada, rispetto a altre zone, sì, dove anche si già, deve veramente camminare. Già il Pelmo e Civetta sono più difficili, non terrano, no? Che sono, diciamo, anche le Tofane sono più impegnative, no? Allora, qui. Voi avete la teleferica che sale da qui? No. Non c'è più? No, è stata tolta parecchi anni fa. Ho capito, quindi l'approvvigionamento come avviene? Avviene, ogni giorno due di noi scendono e portano il pane, la carne, cioè i viveri, diciamo, che hanno bisogno di quelli asmatiche. Quotidiani. Quotidiani, esatto. E invece quando c'è da portare su tanta roba, la portiamo su con l'elicottero. È chiaro, sì. Tipo la birra anche così, oppure alla legna, il gas, logico, il gasolio, niente, ho portato con l'elicottero. Ultimamente, diciamo, no? Quando abbiamo costruito invece si portava tutto a spalla. No? Chiaro. E mi dicevi che l'epoca di costruzione di questo rifugio a quanto risale? È stata fatta nel 1968.
portato tutto a spalle? Tutto a spalle. Avevamo provato a fare una teleferica, però si era rotta subito perché il fulmine ci aveva rotto prima l'attraente, poi la portante, poi c'era sbirato il motore, che non ci aveva andato il motore, si vede che andava bene per queste quote. E ha durato 3-4 giorni, poi infatti l'abbiamo smontata e poi avevamo fatto una piccola solamente per il pezzo ripido, no? Sì. Che ha durato qualcosa, 2-3 anni. Poi dopo abbiamo tolto anche quella, in realtà. Certo. Quindi portato tutto completamente a spalla. Eh sì. Una cosa. Inizialmente a farla su è stata tutta a spalla. Ora spazio alle riflessioni sulla montagna con Di Dolomiti. Siamo con Claudia Sopelsa di Santa Maria delle Grazie. E qui parliamo del progetto Di Dolomiti, i custodi del territorio. Se lo vuoi parlare, Claudia? Sì, si tratta di un'associazione culturale nata con il proposito di diffondere e promuovere l'agricoltura di montagna, quindi le piccole aziende agricole del territorio, allevatori o anche coltivatori diretti, ecco. E lo abbiamo fatto principalmente attraverso questa guida che racchiude 45 realtà locali del Bellunese, che è accompagnata da varie altre ricette tipiche locali. Per ogni azienda agricola è abbinato anche una passeggiata da poter fare, quindi è molto interessante sia per la gente del posto, che spesso non conosce le piccole chicche che abbiamo qui sul territorio, anche per i turisti, un turismo sostenibile. Ecco, voi avete fatto questa bellissima pubblicazione che è in vendita. Dove si può trovare? Allora, abbiamo sul nostro sito www.didolomiti.eu la lista dei distributori locali, quindi dei piccoli negozietti presso i quali potete trovare il nostro libro, oppure lo potete trovare sempre sul nostro sito come e-commerce, quindi potete farvelo arrivare direttamente a casa per posta. Il progetto appunto si occupa di diffondere e di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'agricoltura di montagna, quindi non soltanto dal punto di vista del rafforzamento dell'imprenditoria locale, che anche questo è molto importante, sappiamo, per l'Italia in generale, che è fatta di tante piccole eccellenze, tante piccole imprese familiari, ma anche nello specifico sull'importanza che i piccoli agricoltori offrono proprio al territorio, quindi evitando l'abbandono dei terreni agricoli, perpetrando una storia, una cultura che riguarda le tradizioni locali e i prodotti locali. Pensiamo alla filiera dei formaggi nel Bellunese, per esempio, e in generale al mantenimento del presidio locale sul territorio, quindi lo spopolamento. Ecco, è importante dire questo, che ci sono effettivamente i giovani che si prestano o avrebbero voglia di intraprendere un'attività agricola. Voi vi prestate a caricare la molla a questi giovani, forse? Uso la terminologia giusta? E forse caricare la molla no, però supportare in quello che può essere la promozione attraverso la guida, ad esempio sì. Molte delle aziende agricole qui presenti sono in effetti dei giovani, e c'è da dire molte volte anche non bellunesi. Questo è particolare, un dato particolare secondo me. Giovani che magari vengono da altre parti d'Italia o da città anche talvolta, che scelgono di intraprendere una nuova vita e che tendenzialmente vengono già molto preparati, quindi si sono studiati prima quale sarà il loro compito qui, e che però hanno necessità spesso di un supporto nel, chiamiamolo, marketing, perché tendenzialmente il piccolo artigiano ha le mani in pasta nella creazione del prodotto, che tendenzialmente è d'eccellenza, ma poi manca il tempo spesso per tutta quella che è la parte di promozione. E ora andiamo a scoprire una famosa attività artigianale, ovvero la fabbricazione degli scarpetti. Corina De Laser di Roccapietole. Lei sta facendo un lavoro che forse non sarà il suo lavoro principale, lo fa per hobby chiaramente. Certo. Ecco, lei fa i famosi scarpetti, che sono le scarpe della tradizione, diciamo così, ladina.
Sì. Ci vuoi parlare di questa tua bellissima attività, Corina? Allora, io ho iniziato, è stata la mia prozia a insegnarmi la metà norma. E inizialmente non voleva insegnarmelo perché diceva che era troppo difficile, si faceva male le mani, però con l'insistenza si raggiungono molti obiettivi. Ti ha fatto venire la passione? Sì, no, allora no, il primo ci sono stata 9 mesi a farlo e ho detto basta, non ne faccio più, si fa veramente troppa fatica. E dopo invece hanno iniziato magari qualche parente a domandarmelo, ne ho fatto 1, 2, 3 e poi per parenti e amici ho iniziato a farli, diciamo, spesso. Sì, e quindi sei arrivata al punto di fare dei mercatini, sì, e venderli, sì, anche sì, se dovessi venderli al prezzo reale. Sì. Diciamo che sono stata tanto prima di decidere se venderli o meno, perché comunque sono 60 ore di lavoro più o meno, più dolori alle mani perché è veramente faticoso, strappose sole, però ho detto beh ci provo, dai, se sono apprezzati capiscono anche il prezzo. Le scarpette venivano fatte in ogni casa dalle donne di casa e venivano utilizzate tutte stoffe di riciclo che non era più possibile usare per altre cose. E praticamente da un groom di strasse veniva fuori un scarpetto. Quali scarti? Tutto scarti. Queste sono le suole che venivano preparate in base al numero, venivano messi strati sopra strati di stoffa, anche 20, 30, dipende un pochino dalle esigenze, venivano sovrapposti e dopo venivano passati a mano su e giù, e più o meno per farne una ci vogliono 10 ore più o meno, ecco qua. E c'erano varie tecniche, ogni famiglia aveva la propria tecnica per fare il proprio scarpetto. Ecco. Fatte queste veniva preparata la tomaia che è il pezzo sopra. Allora, questa di velluto? Sì, di velluto. Si preparavano sempre di velluto per le feste. Allora, sopra c'era il velluto e sotto alcuni strati di stoffa, dipende dalla ricchezza che c'era in casa. E fatto questo, venivano trapuntati e chiusi, eccoli qua, questo è il scarpetto, mentre questa è la ciabatta, la savata. Eccola qua, questi sono vari colori. È più femminile la ciabatta. Ma le usavano più in casa. Era più cosa da casa la ciabatta, mentre il scarpetto veniva usato fuori. Bene, dopodiché quando aveva pronto tutte le stoffe, le varie stoffe, veniva fissata la tomaia alla forma, che era personale normalmente. Ecco qua si metteva un chiodino, qua un altro chiodino e veniva messa la prima soletta e fissata alla tomaia. Dopo anche là dipende dalla ricchezza della famiglia, venivano messe delle solette più morbide che dividevano, diciamo, il piede dalla suola che era molto più dura. Ecco qua, questa viene più o meno così il procedimento. Eccolo qua, questa è la tomaia fissata alle solette, poi veniva fissata la suola con un punto su e giù e dopo veniva ritagliata a bordo. Che detta così sembra abbastanza semplice. Ma in realtà non è così. Intanto sono passate diverse ore di lavoro. Sì, sì. E con fatica. Sì, sì. Perché non è difficile farli, però è tanto lavoro, tanta pazienza. Ecco, una volta tagliato qua, da noi si dice soletta, si fa il punto intorno. Poi viene la ciabatta viene rifinita col tacco, mentre il scarpetto viene rifinito con un bordo